ridurre il più possibile i tempi di attesa. E questo è l'obiettivo del piano messo in campo dalle aziende sanitarie ferraresi su indicazione della Regione Emilia-Romagna, che a tale fine ha stanziato 30 milioni di euro. Ricerca di nuovi professionisti da inserire nelle aree in cui si registrano maggiori criticità, aumento dell'acquisto di libera professione e prestazioni da privato, miglioramento dei percorsi in generale per i pazienti fragili e cronici in particolare. Attraverso la voce dei professionisti vi raccontiamo le principali azioni avviate in provincia di Ferrara. Il professor Biagio Sassone dirige il Dipartimento Interaziendale Cardiologico delle aziende sanitarie ferraresi ed è lui stesso ad illustrarci le branche specialistiche che rientrano nel suo dipartimento. Il nostro dipartimento, in questa sfida che ci troviamo ad affrontare sull'abbattimento e il contenimento dei tempi d'attesa, è sicuramente uno dei dipartimenti più strategici. Parliamo del Dipartimento Cardiotoracovascolare. Il dipartimento è strutturato in questo modo. Abbiamo due sottoaree che racchiudono le unità operative più simili dal punto di vista dell'omogeneità clinica, quindi un'area cardiovascolare dove ritroviamo le due cardiologie delle aziende sanitarie ferraresi, quindi la cardiologia di Cento e del Delta per la cardiologia provinciale e la cardiologia universitaria ospedaliera di Cona. Poi abbiamo la chirurgia vascolare e diciamo il programma di malattie vascolari. Poi abbiamo una seconda area che è quella pneumotoracica, dove ritroviamo la pneumologia provinciale della USL, la pneumologia ospedaliera universitaria e l'unità operativa complessa di chirurgia toracica. Nell'ambito dell'area cardiovascolare dobbiamo ricordare anche la riabilitazione cardiologica. Quindi sono, diciamo, aree identificate da un punto di vista, come dicevo prima, dell'omogeneità, dal punto di vista clinico. Questo facilita la dialettica e il dibattito all'interno dell'azienda e soprattutto accelera anche i processi decisionali. Ora, viste quelle che sono le unità operative, si capisce chiaramente perché questo dipartimento sia strategico. Guardavo l'altro giorno dati aggiornati su quelli che sono le cause di mortalità nella nostra provincia. Le prime 10 cause, di queste le prime 3 sono la malattia cardiovascolare, la patologia oncologica dove spiccano i tumori della trachea e del polmone e le malattie respiratorie. Quindi cardiologia e chirurgia vascolare, chirurgia toracica per la parte oncologica, pneumologia per la parte respiratoria. E ancora, questa è, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, questa è una provincia caratterizzata, diciamo, da una dinamica demografica che è tutta particolare e che purtroppo detiene anche dei primati che non sempre sono positivi, come l'indice di vecchiaia. La nostra provincia ha un indice di vecchiaia che è quasi il 40% più alto rispetto alla media regionale. Questo spiega perché vi sia un'alta prevalenza di patologie croniche come lo scompenso cardiaco o come le malattie respiratorie, l'asma, la BPCO. Dati molto aggiornati, per esempio sullo scompenso cardiaco, ci fanno vedere come il dato di prevalenza sia di quasi 6.500 casi. Cioè, se noi fotografassimo adesso la popolazione della provincia di Ferrara, abbiamo almeno 6.500 soggetti che hanno una qualche codifica che rimanda allo scompenso cardiaco. È ancora più grave che ogni anno abbiamo un'incidenza di nuovi casi di scompenso cardiaco, faccio l'esempio perché chiaramente lo conosco meglio, mi appartiene, di 2.000 casi tutti gli anni. È chiaro che questo genera prestazioni specialistiche in questo ambito. A lui, come ai direttori di tutti i dipartimenti, la direzione aziendale ha chiesto un particolare impegno per far fronte al problema dei tempi d'attesa, che si attua su diverse direttrici. Sicuramente la prima azione correttiva che un direttore di unità operativa deve fare è organizzativo isorisorse, dove sforzo e isorisorse sono due termini fortemente vincolati. Perché? Perché lo sforzo? Perché bisogna rimodulare l'attività produttiva, mi riferisco a quella istituzionale, quindi cioè riformulare l'offerta, questo è lo sforzo, l'impegno che va fatto, in modo funzionale alla copertura del debito che hanno certe prestazioni specialistiche, quelle a maggiori criticità. Faccio l'esempio della visita cardiologica, è una delle quelle che soffre di più. Questa riorganizzazione, questo sforzo organizzativo, ribadisco e ricordo isorisorse, deve essere fatto proprio perché isorisorse, in un momento in cui, lo sappiamo,
c'è una fase di contrazione della disponibilità delle risorse umane riferite agli specialisti, deve essere fatto applicando il più possibile il principio della flessibilità. Flessibilità perché questo permette anche di tenere il passo con la dinamicità, questa figura continuamente in movimento di quella che è la richiesta in termini di prestazioni, ma in termini sia di volume che di tipologia. Faccio un esempio, la pneumologia integrata sia la parte diciamo ospedaliera universitaria del professor Papi che quella della USL, quindi provinciale del professor Contoli, solo con uno sforzo riorganizzativo e sottolineo sempre ISO risorse, è riuscito a recuperare 90 visite pneumologiche alla settimana rispetto a prima. Quando si parla invece di una figura dinamica in termini di tipologia, ad esempio la chirurgia vascolare. La chirurgia vascolare era in grande sofferenza con gli ecodoppler e dopo i primi interventi con le prime azioni migliorative è rientrata, sta rientrando completamente, per cui adesso lo sforzo sta migrando e le ore sono destinate più verso le visite di chirurgia vascolare o vascolari flebologiche. E questo può essere un aspetto. Il secondo intervento dopo lo sforzo riorganizzativo è quello che è stato messo in atto già da alcuni mesi, l'acquisto da parte dell'azienda USL diciamo di prestazioni sanitarie intramenia ma extra orario, cioè si chiede al professionista di offrire delle ore fuori dal proprio orario di servizio istituzionale che vengono retribuite a parte, per diciamo sopperire la mancanza di ore di prestazioni. E questo aspetto io lo voglio sottolineare perché è totalmente su base volontaria professionista e c'è stata una grossa risposta. Io parlo della mia unità operativa di cardiologia provinciale perché conosco molto bene, il 90% dei professionisti ha dato disponibilità. È vero che c'è un riconoscimento economico, ma a muovere il professionista in questo senso sicuramente il senso di responsabilità e senso di appartenenza al sistema sanitario nazionale. Questo intervento che è stato fatto dall'azienda USL ha prodotto, vi do dei numeri che secondo me sono estremamente importanti, la cardiologia provinciale quindi 100 e delta con 64 ore in più, quindi extra orario mensile, produce quasi 200 visite in più al mese, a cui vanno aggiunte 50-60 ulteriori visite cardiologiche che l'azienda ha comprato sempre come attività in similalp ai cardiologi del territorio su Maisti. Sempre la pneumologia, quindi ancora la pneumologia del professor Papio e del professor Contor, quindi integrati, 100 ore di attività in similalp al mese, che vuol dire 200 prestazioni almeno, è uguale la chirurgia vascolare con 72 ore di attività in similalp. Se mettiamo insieme tutte queste ore, le prestazioni che producono, io ho calcolato oltre 600 prestazioni aggiuntive che si riescono a recuperare con questa manovra, questo intervento che, ripeto, è fatto su base volontaria la disponibilità delle ore extra lavorative da parte del professionista. Il terzo intervento che l'azienda sta facendo in maniera concreta è l'assunzione di personale sanitario, lo posso dire con certezza perché è poco meno di una settimana fa la direttrice generale mi ha approvato l'assunzione di 3 cardiologi, uno sulla cardiologia di Cona, uno sulla cardiologia di Cento e uno sulla cardiologia del Delta, e per finire come ultimo strumento da utilizzare l'acquisto della libera professione dei professionisti, cioè una quota della libera professione viene acquistata dall'azienda che quindi utilizza quei posti per inserire pazienti che sono in attesa con le liste CUP di essere visitati. Il paziente pagherà il suo ticket, il ticket che deve pagare o non lo pagherà se esente. La quota che rimane per completare la tariffa del professionista verrà integrata dall'azienda sanitaria. Quali misure invece sta adottando l'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di Cona? Ce lo spiega il professor Gabriele Guardigli, che la dirige. La gestione della problematica dei tempi d'attesa è una sfida che vale per tutti perché riguarda la sanità pubblica e quelli che sono le esigenze dei nostri cittadini / pazienti. L'unità operativa di cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria ha come compito prevalente quello di gestire le problematiche interventive, ma ha aderito con grande determinazione anche con una serie di iniziative al progetto di riduzione dei tempi d'attesa
perché ritiene tutta l'unità operativa che sia una cosa giusta per i cittadini. Il problema principale delle liste d'attesa riguarda le visite, le prime visite, i primi accessi, l'esecuzione degli elettrocardiogrammi. A tale riguardo sono state prese delle iniziative di apertura degli ambulatori, sempre di visita cardiologica con elettrocardiogramma, presso la cittadella San Rocco, per tutti i pomeriggi della settimana, pari a 20 ore che prima non erano e che saranno aumentate nei prossimi mesi, cioè a partire dal mese di luglio, e raddoppiate come attività. Quindi un numero rilevante di pazienti, oltre 120-130 pazienti alla settimana, vengono gestiti ad attività di primo livello dalla nostra unità operativa. Il problema della gestione delle liste riguarda il personale, l'organizzazione e ovviamente l'incremento delle attività. Il personale, dove è stato possibile, è stato acquisito sia nell'ambito universitario che ospedaliero. Adesso avremo la possibilità di un nuovo incarico che ci aiuterà a gestire meglio questa attività. L'organizzazione vuol dire utilizzare bene tutti gli spazi possibili, per cui a distanza di 24 ore qualunque spazio disponibile negli ambulatori di imaging o di visita viene occupato dai pazienti che attendono, e questo è già virtuoso dal punto di vista dell'organizzazione. Ma poi in maniera importante attivare dei nuovi ambulatori in qualunque modo e anche nei giorni festivi. Tutte attività che vengono portate avanti da equip multidisciplinari altamente specializzate. Il lavoro di squadra vuol dire un coinvolgimento a 360 gradi del personale sanitario. La nostra unità operativa mista ospedaliero-universitaria, per cui c'è grande attenzione anche alla ricerca. E per tutte le attività è molto importante la condivisione delle attività con il personale infermieristico e con lo staff medico, perché anche la ricerca e la formazione è ovviamente uno dei punti di riferimento, una delle mission più importanti della nostra unità operativa, perché è anche l'unità operativa che forma i nuovi cardiologi, quindi c'è anche questo aspetto che è molto importante per lo sviluppo e per immettere nel mondo del lavoro dei cardiologi che siano poi molto bravi. Diverse dunque sono le linee d'azione per aumentare le prestazioni a disposizione dell'utenza, ma ricordiamo che tra quelle previste dalla Regione Emilia-Romagna vi è anche l'appropriatezza prescrittiva, cioè la massima attenzione a prescrivere prestazioni davvero utili e necessarie. Ricordiamo che Ferrara è l'azienda che in Regione, dopo Piacenza, eroga più prestazioni, oltre 1.600 ogni 1.000 abitanti. La nostra provincia eroga più di 1.600 prestazioni per 1.000 abitanti, e questo non deve fuorviare il fatto che questa è una provincia vecchia, perché questi dati vengono corretti e ponderati, cioè vengono corretti per l'età. Quindi è una provincia dove sicuramente, indipendentemente da quella che è il profilo demografico, si prescrivono molte prestazioni specialistiche. Ora, questo adesso noi ci spostiamo, prima parlavamo dell'offerta, adesso ci spostiamo sul tema del governo della domanda, che è un aspetto importantissimo, richiede probabilmente un intervento più profondo nel tempo, più strutturato, ma che potrebbe portare negli anni alla risoluzione del problema dell'eccesso, dell'esubero di prestazioni spesso inappropriate, che quindi chiaramente portano via tempo e posti ad altri cittadini. Ora, che sia un tema fondamentale lo ribadisce il decreto legge appena uscito il 7 giugno, dove addirittura si legge che l'organo di controllo che deve monitorare l'appropriatezza prescrittiva potrà fare uso di piattaforme di intelligenza artificiale che devono riuscire ad intercettare l'assenza di criteri di erogabilità e quindi bloccare per esempio la prestazione se viene prescritta senza quei criteri, quei requisiti che sono previsti. Ora, per essere però diciamo più pratici, quale potrebbe essere una soluzione? Intanto vedere chi sono i principali prescrittori. Quindi la prima cosa è coinvolgere la condivisione per esempio di documenti che parlano di appropriatezza. Abbiamo dei documenti nazionali, abbiamo dei documenti, delle linee di indirizzo regionali che parlano di appropriatezza prescrittiva. Quindi la prima cosa è la condivisione di questi documenti, la conoscenza. Abbiamo molti medici di medicina generale giovani che stanno entrando adesso, quindi organizzare periodicamente in maniera più o meno obbligatoria corsi di formazione e aggiornamento credo che sia il primo passaggio da fare.
Il secondo, ancora più forse penetrante, potrebbe essere quello di coinvolgere alcune rappresentanze di questi medici nell'elaborazione di documenti magari contestualizzati a livello della provincia, quindi prendere documenti regionali o nazionali e contestualizzarli, renderli più propri e quindi far sì che lo stesso prescrittore conosca ancora meglio quelli che sono i criteri e diciamo i requisiti per l'erogabilità di una prestazione specialistica. E poi io farei un riferimento anche alla telemedicina. Io credo che anche il teleconsulto potrebbe essere di grande aiuto nell'evitare, per esempio, la richiesta di una prestazione specialistica. Parlo sempre di un giovane medico, per esempio, che sicuramente è molto preparato dal punto di vista nozionistico, ma magari ancora non maturo dal punto di vista del senso clinico, della praticità. Di fronte a un quesito, chiedo o non richiedo la prestazione, avere una, come posso dire, una porta telematica d'ingresso in un reparto di specialistica dove io riesco a confrontarmi e verosimilmente a risolvere in maniera più semplice, parlo per esempio del caso di un'ipertensione arteriosa, confrontandomi con uno specialista, sicuramente credo che potrebbe essere un'altra modalità per cercare di contenere quelle che sono prestazioni verosimilmente inappropriate o inopportune.